il Partito Liberale di Wynne oggi ha annunciato a Brampton che il governo liberale creerà un centro per i diabetici. Al Diabetes Center of Excellence esperti studieranno la malattia per portare a soluzioni su come prevenirla, gestirla e curarla. Secondo i liberali, il diabete è un problema che va affrontato. Il Partito Liberale dell'Ontario ha riportato oggi che porterà l'unico piano completo per il trasporto pubblico nei prossimi 10 anni nella nostra provincia. Un piano che è il più ambizioso nella storia della regione, a differenza degli NDP, che rinnegando agli impegni finanziari verso il trasporto federale e provinciale, metterà a rischio 9 miliardi di dollari nei fondi del Toronto Transit. La Royal Canadian Legion sarà esente da tasse di proprietà in Ontario. In una lettera al comando del Circolo dei Veterani, Doug Ford ha scritto che introdurrà una legge che assicurerà che nessuna succursale della Legion pagherà le tasse municipali di proprietà. Il leader dei PC ha riconosciuto il ruolo importante dei veterani nella comunità. Il piano dei PC, Plan for the People, continua la sua campagna, oggi promettendo aiuto agli agricoltori e alle famiglie nelle zone rurali dell'Ontario, come con l'incremento di fondi allo Risk Management Program, permettendo la disponibilità di 150 milioni di dollari agli agricoltori. In più espanderà i progetti del broadband e dei cellulari in zone rurali e permetterà l'erogazione del gas naturale finanziato privatamente. Dopo che è stato nominato Harjit Jaswali, il secondo candidato dei PC coinvolto nello scandalo della 407, i liberali vogliono sapere da Doug Ford perché non chiarisce sulla violazione dei dati della 407 e sui suoi candidati presumibilmente coinvolti. I liberali hanno 7 domande per Doug Ford in merito ai dati violati della 407, tra le quali quante altre campagne dei conservatori stanno attualmente usando i dati e se i 67.000 membri cancellati da Vic Fedeli dalla database dei conservatori siano gli stessi 60.000 legati alle informazioni rubate dalla 407. Ancora sullo scandalo della 407 e dei dati violati, l'NDP ha scritto una lettera a Elections Ontario chiedendo investigazioni di 12 campagne del Partito dei Conservatori per determinare se qualcuno di loro abbia ottenuto e usato informazioni illegali dal database della 407. La 407 intanto ha mandato 60.000 lettere a clienti interessati. Well, you know, it's shocking that Mr. Ford has not been clear about how much data is still in the hands of some of his candidates, what it's being used for, if it's been destroyed. That's why we're asking the chief electoral officer of our province to get involved in this and to, you know, give people information that they need to know about what the conservatives are using this information for, if in fact they are. So it's pretty disappointing to see that Mr. Ford hasn't provided that information up front, like he should have. Il Partito Liberale ha commentato che Andrea Horvath non è pronta a essere leader dopo che la Horvath ha fatto commenti scioccanti al Toronto Star, dichiarando che non immagina una situazione dove costringerebbe chi è in sciopero di tornare a lavorare. Questo in risposta alla domanda sul perché ha bloccato il Back to Work Legislation di York University. Il partito dell'NDP ha riportato oggi che i candidati liberali stanno chiedendo a Kathleen Wynne di stare lontana dai loro distretti, scoperto su un articolo del Windsor Star. Alcuni candidati hanno espresso nell'articolo che preferiscono che Wynne non faccia parte della loro campagna. It speaks to the fact that they don't feel that she would necessarily be helpful in their campaigns, but it's